Benvenuti ragazzi in un nuovo video. Oggi mi trovo a Vaie di Sotto, dove c'è il lago di Vaie, e io mi ci sto dirigendo sperando di non aver sbagliato strada, perché qui mi sembra davvero tutto all'infuori che probabilmente sì, sarà questa la strada. Intanto lancio la sigla e poi vediamo. È un po' sconnessa la strada per arrivarci. Magari non era proprio questa la strada che dovevo fare. Comunque, proviamo. Sento parlare, quindi non è che ci sia tanto margine di distanza. Il lago lo vedo. Dietro questo frascaio. Il lago è lì. Piano piano ci sono arrivato, eh. C'è da camminare un po'. Sembrerebbe che la direzione che stia percorrendo sia quella giusta, finalmente, dopo vari tentativi anche di scalata. Modello sopravvivenza. Sono arrivato qua lungo il sentiero che porta ai due ponti. Uno mi sembra fatto di cemento, poi c'è quell'altro che è sospeso, che si dovrebbe muovere, legato con le funi. Questo è il primo. Allora, siamo giunti al primo ponte, quello murato. Lo andiamo a attraversare, poi in pratica si potrebbe fare anche questo giro qua per arrivare a quell'altro ponte. Però se io lo attraverso, poi arrivo là in fondo e giro a sinistra e vado a finire là in fondo, dove poi l'attraverserò e sperando che mi faccia fare tutto il giro in qua. Vediamo. Infatti anche un po' di vento. Meno male che oggi non è neanche tanto freddo. Almeno in Garfagnana c'erano 22 gradi, poi qua ce n'erano 21, poi è chiaro che siamo su un lago, quindi è chiaro che qua tira anche vento. Poi lassù c'è anche la neve. Di neve delle Alpi. Allora, in pratica per attraversare il ponte, quella a fune, bisogna fare il ticket, 2 euro, ci si può anche stare. Dopodiché c'è questo codice a barra, si avvicina qua, no, qua. E a regola si passa senza essere trafitti.
questo non so cosa sarà. Scrivete bene. Sembra di fare alpinismo. Ci siamo quasi, non manca tanto. Vediamo un po' se questo ponte sospeso come sarà. L'ultima volta che sono salito su un ponte sospeso è quello per andare a San Marcello, sulla Lima, via. E ora vedremo questo come sarà. Ho visto qualche video su YouTube, oscilla tanto. Qua c'è anche delle belle statue fatte di marmo. Ma sarà un anno. Io non riesco a parlare. Qua c'è un'altra scultura. Sul marmo. Qui c'è un tofano. Maledetto, che sarà meglio scappare. Vediamo un po' di non fischiare dentro il lago, eh. Ci siamo, eh. Pensavo di fare il giro, ma non avevo valutato che c'è quell'altro pezzo di lago. Quindi arrivare là, sul ponte quello murato, è impossibile, a meno che ci metto un giorno e faccio tutto il giro. Un'altra scultura. Siamo giunti al ponte sospeso, quello di legno, e ora si prova ad attraversarlo. Il momento non mi sembra che... No, no, ho parlato solo per questo. Sembra che ci sia il terremoto. La parte più critica. Come avete visto c'era anche una parte di vetro, magari massiccio 7-8 cm, dove si vedeva il lago.
siamo arrivati alla fine nel frattempo. Uscito più alla fine. C'è da fare un bel sentiero per ritornare a quell'altro ponte. Da qui. Riproviamo ad attraversarlo e poi ci fermiamo qualche istante sul pavimento, quello di vetro. Magari ci riflette la luce e non si vede il lago sotto, ma proviamo. No, devo dire che il ponte sospeso, quello alla lima, fa più effetto. Prima di tutto è più stretto, poi uscita di più. Eccoci al pavimento di vetro. Alla fine abbiamo attraversato sia dall'andata che al ritorno. Per andare via di qui, l'unico modo è ripassare da dove sono venuto, dalla biglietteria. Ci sono dei bei cavi d'acciaio. Una delle mie prossime mete sarà quassù, oppure quassù. Ora non mi riesco a orientare la zona dov'è. Comunque questo dovrebbe essere il lago dove c'è la città sommersa, il paesello, via, che non so ogni quanti anni fanno uscire l'acqua dal lago. Viene fuori, raffiora il paesino. Certo, chi lo viene a visitare consiglio vivamente di venirci con degli stivali, perché ci sarà parecchia melma. Sembra busce questo. Da capelli. Troppo m'ammazzo. Comunque ci deve essere anche un nido di tafani. Come avete visto prima, ho fatto uno schizzo, sembrano due. Io penso che bisognerà rifar vedere il codice a barre del biglietto, perché l'unica soluzione per passare è quella. C'è il cancello che è sbarrato con la catena e poi c'è quel passaggio che, dove prima ho mostrato il codice a barre per passare.
ritorno non c'è bisogno di dimostrare niente, ci sarà un sensore che ci vede, ci avrà un ingranaggio che va in quel pezzo, qualcosa ci sarà. Parecchio vento, la macchina non può funzionare, qui è un bel posto anche da tornarci questa fiera, questa c'è sempre freschia, non so quanti gradi saranno, ma il vento, essendo che siamo proprio nel mezzo al lago. Siamo quasi arrivati alla macchina. Ragazzi, nel frattempo sono rientrato in macchina e devo dire che è stata un'esperienza veramente divertente. Ogni tanto cambiare, sempre andare al mare, ho voluto fare un qualcosa di diverso e quindi sono venuto qua in questo lago, diciamo veramente fantastico. È immenso, è un bel lago. Non si direbbe che sia così grande visto dalla cartina di Google Maps. E poi c'è solo da pagare un piccolo ticket che sono giustamente sono solo 2 euro, quindi ci puoi stare tranquillamente. E fantastico, fantastico. Il ponte sospeso oscilla, in pratica oscilla un po' all'inizio e un po' alla fine, poi non è che sia così pauroso. Per chi ha paura e soffre di vertigini. Poi c'è un tratto nel mezzo che c'è, come avete visto dal video, che c'è la lastra di vetro e quindi potete vedere benissimo il fondo e potete vedere il lago. Però si sente che il vetro è di quelli antisfondamento, bello massiccio, quindi ti dà sicurezza anche se ci cammini sopra tranquillamente. C'è da camminare un pochino, come avete visto, per arrivarci al primo ponte, quello murato, però si fa presto ad arrivarci. Io spero che questo video qui vi sia piaciuto e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, vi potete iscrivere al canale e attivare la campanella. Poi chiaramente potete seguirmi sia sugli altri social, tipo Facebook e Instagram, che ogni tanto ci carico anche qualche storia, e c'ho anche il canale Telegram se vi può fare piacere. Detto tutto, vi saluto e vi rinnovo al prossimo. Ciao!